tutta l'energia del volontariato è scesa in piazza. I volontari aretini si sono infatti presentati alla città con la loro festa in piazza San Domenico. Era necessario onorare questo impegno riprendendo una iniziativa di ormai 23 anni fa che nel frattempo si era interrotta e riprendendola proprio qui, in questa piazza che incrocia l'impegno sia cattolico, abbiamo la Basilica di San Domenico, sia laico, abbiamo l'assessorato alle politiche sociali, per dimostrare che la coesione fa la differenza nelle politiche sociali. Ci sono tanti modi per essere ricordati nella vita, queste persone hanno scelto un modo di essere ricordati per ciò che fanno, per ciò che costruiscono, per ciò che rendono, per ciò che danno, per quella solidarietà forte che fa la città di Arezzo Grande. Presenti gli stand delle varie realtà del territorio per dare tutte le informazioni sulle tante attività del volontariato. Assieme al punto di orientamento sono state proposte alla cittadinanza anche una lunga serie di attività, dai laboratori alle mostre, dai giochi alle dimostrazioni. Vogliamo offrire un'opportunità al mondo del volontariato che oggi è presente in numeri importanti, quasi 60 associazioni sono presenti qui, di far conoscere alla loro città chi sono, che cosa fanno, soprattutto perché si impegnano. Per l'occasione è tornata anche l'iniziativa di Legambiente Puliamo il Mondo. Ci siamo rimboccati le maniche, con i guanti alla mano, sacchi e pettorine. Abbiamo coinvolto tantissimi ragazzi, bambini delle scuole elementari, medie e superiori che hanno risposto con grande entusiasmo e sono scesi con noi nelle strade a ripulire come ogni anno con la nostra campagna Puliamo il Mondo. La più grande campagna di volontariato ambientale in Italia e siamo molto fieri e orgogliosi di questo.